Sì, no, perché l'ho ammorbato io, è scappato secondo me. Sì, l'hai fatto scappare. Secondo me sì, partita così. Se trovo una persona che non sorride e che è meno predisposta... Ecco, ora ti farò. Meno male. Ma non è che sto lì a pensare, spero di contagiarla. Buonasera. Buonasera. Vesce un calice di bollicine anche lei? Sì, grazie. Che bei sorrisi, signori. Stampati proprio. Buona cena. Grazie. Vedi che è scappato di nuovo. Secondo me salute. Era quello. Salute. Oh, ma come ti chiami? Fabrizio, è vero. E tu? Manuela. Piacere. Eccomi. Eccoci. Tutto bene? Sì. Vi accompagno al tavolo che è pronto. Faccio avere io l'aperitivo dai miei ragazzi. Ok, grazie. La cena di Fabrizio e Manuela, rigorosamente a base di tonno, prosegue sempre più in profondità. Sai, io qualche anno fa ho avuto un'esperienza abbastanza importante. Ho dovuto fare un intervento al cuore. Ah, dai. E l'ho saputo... Quindi sei un cardiopatico? No. Avevo un aneurisma dell'aorta ascendente e mi hanno cambiato questo tubicino mettendoci una valvola. È stato difficilissimo, è stato forte come esperienza. Guarda che ho passato 2 anni veramente infernali. Non uscivo di casa, avevo paura di un respiro sbagliato che stessi per morire. Dai. Qualcosa di brutto, veramente brutto. Di punto in bianco ti trovi di fronte alla realtà che puoi morire. Che non siamo così invincibili. Ma tu non ti sei mai sentito male, però? No, c'è stato un episodio che dopo l'intervento ho avuto una fibrillazione atriale e avendo la valvola cardiaca meccanica che la sento, io sento il battito del mio cuore, ho chiamato l'ambulanza, stavo da solo a casa, ho chiamato l'ambulanza, mi sono messo, dico sto per morire, attacchi di panico, io ho combattuto con attacchi di panico, Dai! Guarda, lascia perdere, bruttissimo. E poi come ne sei uscito? Lotti, sai, prima la mia terapia dopo l'intervento era camminare. Quindi all'inizio sono uscito da casa di mia madre e ho fatto fino al marciapiede. Non sono tornato indietro, impaurito. Il giorno dopo sono arrivato fino all'incrocio, poi sono arrivato fino all'incrocio quello dopo, poi sono arrivato fino al terzo incrocio, poi sono arrivato fino a Genzano. L'importante è l'equilibrio, è quell'equilibrio che ho conquistato piano piano, non facilmente, con molta fatica. È una prova continua, è una conquista continua che ti consente poi di ricominciare a vivere e in maniera diversa, sicuramente. Ho sempre pensato, dico, questa è un'esperienza che dovrebbero fare un po' tutti. Oggi ci siamo, domani no. Però poi te passa e a me sta cosa mi fa rode, che il cervello è predisposto per dimenticare certi eventi traumatici. E invece uno non dovrebbe troppo dimenticare, anzi. No, non pensi? Chissà, ma no. Non tutti capiscono comunque. Io non capisco se tu sei molto razionale o non vuoi far trasparire qualcos'altro. Penso che a tutto ci sia una spiegazione. Penso che non esista un problema se non c'è una soluzione, se no non sarebbe un problema. E quindi che problema te fai? Il finale è questo. No? Sì, ne sono la prova vivente. C'è sempre un momento nelle nostre cene in cui si percepisce che qualcosa è cambiato. È un momento magico, un'alchimia rara fra 2 sconosciuti che si guardano negli occhi e si capiscono.